penso più o meno tutti conoscano, almeno qui, è un'associazione neutrale e indipendente che è stata fondata circa 20 anni fa, un'associazione italiana, per dare assistenza medica di alto livello e completamente gratuita alle vittime della guerra e della povertà. Attualmente opera in Africa, in Asia e in Italia, poi come vedremo, attraverso circa 50 strutture, di cui 15 sono ospedali e 35 sono posti di primo intervento in Afghanistan, dove c'è la guerra, dove tra l'altro quest'anno, nei primi 6 mesi, è aumentato del 40% il numero dei feriti di guerra rispetto all'anno scorso. E... Bisogna dirlo al ministro Mauro, che dice che in Afghanistan c'è la pace. Dopo parliamo non del ministro Mauro, ma di quelli che sì. E poi c'è da dire in generale che nella guerra ormai il 90% delle vittime sono civili e di questo 90%, un terzo circa sono bambini. Quindi questo deve, diciamo così, farci riflettere anche sul fatto che la guerra non è solo morte e distruzione, ma anche disgregazione di tante realtà sociali, disgregazione di famiglie, e poi dopo ne vediamo qui i risultati, nel senso che la maggior parte delle persone che sbarcano in Italia o che arrivano in Italia, da paesi dell'Asia e dell'Africa soprattutto, sono persone le cui vite sono in pratica state distrutte o dalla guerra o da guerriglie o comunque da fenomeni di violenza che non permettono più a queste persone di poter vivere dignitosamente e con un minimo di sussistenza nei paesi da cui provengono. In Italia non pensavamo 10 anni fa di... Sì, si pensava, si diceva, ma chi lo sa, forse. Però poi in effetti negli ultimi anni anche l'Italia per noi è diventata una realtà molto importante. Noi attualmente abbiamo 4 ambulatori in pratica, poliambulatori, perché mentre... negli altri paesi abbiamo degli ospedali che comunque o sono specializzati, nel senso che sono cliniche pediatriche, non sono tutti specializzati, alcuni sono molti interventi, diciamo, ma alcuni sono cliniche specializzate, cliniche ginecologiche, eccetera. Qui in Italia invece noi abbiamo dei poliambulatori, cioè poliambulatori dove vengono date tutte le prestazioni mediche di tutti i tipi. Ce ne sono attualmente 4, a Palermo, a Polistena in Calabria, in questi giorni se ne apre uno a Ponticelli vicino a Napoli e poi ne abbiamo uno a Marghera. La cosa che ci ha stupito, in un certo senso, anche se potevamo aspettarcela, e che per esempio in certe realtà il 20% delle persone che vengono a farsi curare sono italiani, nonostante il Servizio Sanitario Nazionale, e questo per motivi vari, perché se uno deve rifarsi i denti piuttosto che avere bisogno di cure di un certo tipo particolari, il servizio sanitario in teoria che dovrebbe darle, però in realtà o non le dà o le dà con dei ritardi spaventosi. No? E quindi in pratica questi poliambulatori assolvono ad una funzione che è importante, poi direi soprattutto per quello per cui erano stati fondati, cioè per le persone immigrate che o non hanno diciamo l'assistenza sanitaria per i motivi che tutti conosciamo, o che anche pur avendo l'assistenza sanitaria non hanno la possibilità di usufruirne,
immaginate di lavorare in un campo di pomodori a 20 km dal più vicino centro e di lavorare fino alla sera alle 9, mi dite come fate ad andare a cercare assistenza sanitaria. Inoltre abbiamo due polibus, cioè due autobus attrezzati ad ambulatorio che girano nelle località più, diciamo, in cui c'è una maggiore affluenza di persone che lavorano in modo stagionale normalmente, per cui questi polibus si spostano a seconda di dove sono queste persone. E recentemente con la Regione Puglia c'è stato un accordo per avere due minibus sempre attrezzati ad ambulatorio che lavorano in Puglia. Queste cose vengono fatte, cioè noi per esempio abbiamo i ricettari delle ASL, non è che lavoriamo indipendentemente, lavoriamo d'accordo con le ASL, e però in molti casi è importante la mediazione culturale, cioè dare alle persone che per difficoltà oggettive o per difficoltà di lingua non sono in grado di ricevere tutta l'assistenza cui avrebbero diritto, dare, indirizzarle, al limite accompagnarle nelle strutture ospedaliere perché possano usufruire di tutti quei servizi di cui loro hanno bisogno. Cioè, se ne parlava anche prima, noi il problema è il problema della negazione dei diritti delle persone. Il diritto alla salute, come abbiamo detto, è un diritto sacrosanto, sancito dalla Costituzione. Però, di fatto, in questi ultimi anni abbiamo visto che prima le guerre le hanno chiamate umanitarie. Poi dopo gli ospedali sono diventati aziende, no? E gli licenziamenti sono diventati ristrutturazioni. Cioè ci vogliono in poche parole cambiare le carte in tavola per farci apparire delle cose che invece non sono assolutamente. Il risultato però è che comunque c'è sempre una maggiore dei diritti fondamentali, soprattutto ovviamente dei più deboli e dei più indifesi, a vantaggio di, sappiamo bene cose, inutile qui stare a ripetere tutte le storie, ma comunque il nostro tipo di intervento, come dalle altre parti, è teso proprio, lo sottolineo anche perché è importante, a dare assistenza medica gratuita ma di alta qualità. Cioè, non dimentichiamoci proprio che perché la salute è un diritto, tutti hanno diritto a avere le prestazioni migliori possibili. Grazie.